Tempi rapidi per restituire tutti gli spazi sin qui occupati dal settore civile del Tribunale di Salerno che affacciano su Corso Garibaldi alle scuole Giacinto Vicinanza. Con il trasferimento nella nuova città della giudiziaria, infatti, i locali ritorneranno all'iniziale destinazione scolastica, non prima ovviamente dei lavori di adeguamento e ristrutturazione. A ribadirlo in occasione dell'inaugurazione ufficiale dell'anno scolastico nel capoluogo, il vice sindaco con delega alla pubblica istruzione Eva Vossa, oltre che la dirigente scolastica Sabrina Rega. La scelta di fare questa mattina l'inaugurazione dell'anno scolastico in questa scuola, su invito chiaramente dell'assessore Fortini, l'assessore regionale, sia veramente simbolico, perché effettivamente è una giornata straordinaria in quanto questa scuola si riappropria degli spazi che erano proprio della scuola in effetti dopo molti anni. Questo darà sicuramente l'opportunità alla scuola e ai bambini di esercitare al meglio quello che sono le attività didattiche, con più spazi, con più laboratori. Chiaro che ci vorranno i tempi necessari, perché ovviamente quegli spazi erano stati adibiti a ben altre funzioni. La tempistica quale sarà? La tempistica non sono in grado di dirlo, perché, come stavo dicendo, essendo stati quegli spazi adattati a funzioni ben diverse, c'è veramente molto molto da fare. Questa inaugurazione arriva proprio nel momento giusto, perché si stanno in questi giorni decidendo le sorti di queste aule ex del Tribunale, che speriamo possano essere assegnate in toto alla nostra istituzione scolastica, perché abbiamo bisogno di spazi. I bambini finora hanno sofferto senza palestra, senza aule di laboratorio, per cui noi abbiamo prima di tutto un grande ringraziamento alla Presidente di Corte d'Appello, la dottoressa Iside Russo, che con la sua sensibilità ha potuto realizzare questa consegna. Adesso il tutto è nelle mani del Comune, ma ho già parlato con l'assessore, col sindaco, quindi i tempi saranno brevi. Abbiamo il cuore colmo di gioia per questo. Nelle prossime settimane dovrebbe esserci l'atto deliberativo di acquisizione, cioè il passaggio dei locali al Comune di Salerno, per poi avviare i lavori. Intanto occorrerà chiarire anche la destinazione precisa. Diverse le ipotesi in campo. La prima punta ad accorpare alle vicinanze anche le aule della media Pirro, che già fanno parte dello stesso comprensivo. Questo però metterebbe a rischio la storica struttura di via Fiera Vecchia. Per questo motivo si pensa anche a realizzare laboratori e palestre nell'area del vicinanza sin qui utilizzata dal Tribunale.